Com'è nato il mito Riccardo Scioni? Ma non lo so, questo è un po' strano, negli anni forse, perché ho iniziato talmente presto e piano piano ho avuto anche la possibilità di modificare certe tecniche di lavoro e rimanere in piedi tutti questi anni. Forse il mito volevo fare per questo. Quali sono state le tue maggiori soddisfazioni nell'ambito del tuo lavoro? Ma innanzitutto le soddisfazioni sono state quelle di continuare tuttora a lavorare come DJ e come cantante. Poi ultimamente la soddisfazione grande è stata quella di poter realizzare questo ultimo disco, che vado proprio lunedì a mixare a Londra, nello studio dell'ex produttore dei Beatles che si chiama George Martin. Che consiglio puoi dare ad un giovane che vuole intraprendere questa attività, visto che questa domanda interessa in parte anche me? È un po' un casino. Cioè, il fatto è questo, ci vuole molta inventiva, perseveranza e non aver troppa fretta e modestia. Cioè, dopo quello che hai già raggiunto e sei già a livelli molto alti, dove vuole arrivare il Riccardo Scioni? Ma quello che ogni artista si prefigge è quello di riuscire sempre ad essere al passo coi tempi e avere sempre persone accanto, in questo caso musicisti, che riescano a darti rinnovo continuo. Non è che c'è una meta ben precisa di dire voglio arrivare a livello di Frank Sinatra, no, perché secondo come uno la vede a livello che sono io adesso, mi potrei sentire come Frank Sinatra, però nel mio ambiente, non fraintendere. Cioè, per quanto mi riguarda, non so, le serate che faccio, secondo come la vedo io, se vedo lontano allora aspiro a Frank Sinatra. Se mi accontento mi basta anche il Cursa di Montecatini. E questo lo credo bene, tutti vorrebbero aspirare a quello che hai raggiunto. Nei primi anni della tua carriera ad oggi, hai notato cambiamenti da disco music? Cioè sì, un ritorno un po' alle origini, però con suoni moderni e una cura più particolareggiata rispetto alla dance italiana che andava qualche anno fa. È una domanda molto importante che spero a tutti i radioascoltatori interessi. A quando il tuo prossimo appuntamento con la sala di incisione? Io gli appuntamenti sono oggi pomeriggio, sono qua nel locale nuovo che tra l'altro venitelo a vedere perché è bello veramente, e ne approfitto anche per salutare Italo Pompanti che l'ha fatto, un mio amico. Il locale si chiama DJ Music, che ha qualcosa in comune anche con DJ Full Time, se vogliamo, no? E questo mi fa piacere che sono state usate più o meno due lettere del nome d'arte di Riccardo Scioni. Però voglio dire questo, che io parto, domani sono a Cursa fino alle 5:30 e poi parto alle 6:05 da Pisa per Londra per andare a mixare, che sono quattro prodotti nuovi. Tre sono veloci e uno lento. Vi posso già dire i titoli perché li ho già cantati. E c'è anche la partecipazione della corista dell'Imagination, questi quattro pezzi che ho fatto. Bravissima, oltre che bella. I pezzi sono I Know Everything per quanto riguarda il lento, Change Your Lady, il veloce, poi l'altro veloce si chiama Let Us Through e l'altro ancora Giving In To Soon. Come ben sai, Radio Quadrata è una nuova emittente. Che consigli puoi darci per migliorare il nostro avvenire, il nostro modo di trasmettere ai radioascoltatori? Avere molto rispetto fra di voi dentro la radio, senza prestarvi piedi, ma portare sempre avanti idee nuove ed essere, diciamo, in perfetta armonia. Noi ti ringraziamo per l'intervista che ci hai concesso, sei molto simpatico, sei sempre il Riccardo Scioni di sempre, non sei cambiato, sei sempre la portata di tutti. A questo punto noi ti ringraziamo per averci concesso questa intervista e se vuoi fare un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Quadrata sei libero di farlo. Certo, lo faccio anche molto volentieri con una frase del Full Time, perciò dico che un buon amico è qualcosa di prezioso, perciò è bello stare insieme e insieme ascoltare la musica che trovi da DJ Music e poi trasmessa a Radio Quadrata. Salutiamo Riccardo Scioni, noi di Radio Quadrata in collaborazione con la DJ Music, come ha potuto dire anche Riccardo Scioni. Noi concludiamo la nostra intervista, ciao, a presto.
If you wanna get funky, go to America. If you wanna get funky now. If you wanna get funky, go to America. Get it down. If you wanna get funky, go to America. If you wanna get funky now. If you wanna get funky, go to America. Get it down. Lazy.